Salve ragazzi, analizziamo insieme l'esordio della prima catilinaria. Ricorderete che l'8 novembre del 63 Cicerone riceve nelle prime ore del mattino, poco prima dell'alba, una soffiata da Sempronia a proposito di una congiura, quella di Catilina. Cicerone non perde tempo, fa presidiare il Tempio di Giove Statore, porta i senatori, anziché al Palatino, nel Tempio di Giove e in un clima di terrore presidiato dall'esercito, attua la sua strategia di attacco contro Catilina. Lui non ha prove, ricordate, ha soltanto questa delazione di una donna per di più e quindi gioca tutto non sulle prove, non sulla tenuta logica di un processo d'accusa, come abbiamo visto nell'esempio delle Verrine, ma al contrario, in un grande bluff. Lui bluffa e dichiara che ormai ha tutto scoperto, ha le prove in mano, tutti i senatori, tutti gli uomini buoni tengono gli occhi puntati su Catilina. Catilina non può far nulla, deve lasciare Roma. Sta cercando di indurre il Senato, spaventandolo ovviamente, a dargli poteri straordinari. Sta cercando di convincere Catilina a lasciare la città. E, signori, ci riuscirà. Ci riuscirà perché Catilina, dopo questo discorso, abbandonerà Roma. E infatti la seconda e la terza catilinaria, come ricorderete, danno l'annuncio trionfante di questa partenza della minaccia del nemico della patria, sia al Senato che al popolo. Ma veniamo alla nostra catilinaria, che essendo appunto questo bluff, questa scenata, questo attacco ad personam nella seduta del Senato, poche ore dopo aver avuto questa denuncia, vediamo che è un capolavoro di asianesimo. Cicerone ha avuto veramente poche ore per preparare questo attacco ed è di una efficacia strepitosa. L'esordio di solito, come sapete, nei processi giudiziari o anche deliberativi, poneva la questione di cui si doveva discutere, di cui l'oratore avrebbe proposto una certa linea di interpretazione. In questo caso, invece, l'esordio è un attacco ex abrupto, improvviso e inaspettato, diremmo noi, a Catilina. E comincia con una serie incalzante di domande retoriche e di esclamazioni che sono proprio contenute in un ritmo serratissimo in questi primi paragrafi che andiamo a vedere insieme anche per la densità retorica e stilistica e sintattica che, insomma, può creare qualche difficoltà allo studente. Vediamo. Attacco. Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quam diu etiam furoriste tuus, nos eludet, quem ad finem sese frenata iactabit audacia. Vedete il tricolon, i tre elementi, in climax, in crescendo, tre domande in crescendo. La prima. Fino a che punto dunque, Catilina, abuserai della nostra pazienza? Seconda domanda. Quanto a lungo, dunque, questa tua follia, furor, questa tua follia rimarrà a noi nascosta? Terza domanda. A che punto si spingerà la tua sfrenata ambizione? Analizziamo sintatticamente. Quo, avverbio di luogo che introduce un'interrogativa diretta, quindi una principale, si collega al verbo abutere. Abutere in realtà andrebbe inteso abuteris e non è altro che la seconda persona del futuro indicativo del verbo deponente utor, abutor, abusare. Vedete la e lunga? Utor al presente farebbe utor, uteris, utitur e così via. Ha solo le forme passive, ripeto perché è un deponente. Al futuro invece ricorderete che essendo della terza coniugazione partirà con la vocale suffisso a, utar, abutar, e poi passa ad e per il resto della coniugazione. Abuteris, abutetur e così via. Ripassate i verbi. Pazienza nostra è un ablativo perché utor si costruisce anziché col complemento oggetto con l'ablativo strumentale. Quam diu, anche qui quanto a lungo, introduce la interrogativa, furor, abbiamo detto, la follia, eludet, anche questo con la e, vedete il suffisso temporale del futuro, è un altro futuro indicativo da eludo.
che vuol dire ingannare, rimanere nascosto. Noi costruiamo con un dativo, non un complemento di termine, rimarrà nascosta a noi. Vedete che invece il latino costruisce con il complemento oggetto del pronome personale, l'accusativo nos. Quem ad finem, ad quem finem. Qui abbiamo quem come aggettivo interrogativo, un'altra interrogativa diretta. A che punto l'audacia sfrenata iactabit? Un altro futuro semplice dell'indicativo. Vedete che iacto, essendo della prima coniugazione, ha l'altro modello, no, per fare il futuro, cioè mette il suffisso bo, bis, bit davanti al tema del presente. Spingerà se stessa, se è se, che è raddoppiato per rafforzare e è il pronome riflessivo. Quindi a che fine, ma a che punto la sfrenata audacia, la tua sottinteso sfrenata audacia, spingerà se stessa, si spingerà. E vediamo che adesso abbiamo un'altra domanda. Apparentemente, vedete, è più lunga, ma in realtà è costruita anche questa con un crescendo, sta creando la tensione, e una serie di anafore che scandiscono in maniera pressante e incalzante questa domanda, che ha un unico verbo, moverunt. Vedete, con un brusco passaggio dal futuro al perfetto indicativo. Tutti questi nocturnum presidium, vigilie urbis, timor populi, tutti questi termini che adesso andremo a tradurre, sono tutti soggetti di moverunt, mentre nil va inteso non, una negazione, oppure non per nulla. Quindi tutte le domande avrebbero questa struttura: non ti ha moverunt, non ti hanno turbato? Non ti hanno turbato per nulla? Non te moverunt? Non ti hanno turbato per nulla il presidio notturno del Palatino. Sappiamo che ancora prima dell'alba la prima cosa che ha fatto Cicerone è sguinzagliare l'esercito urbano per presidiare la sede del Senato sul Palatino e anche il Tempio di Giove Statore sulla Via dei Fori Imperiali. Non ti ha turbato dunque il notturno presidio del Palatino? Non ti ha turbato per nulla, non ti hanno turbato per nulla, vigilie, le sentinelle della città? Non ti hanno turbato il timore del popolo? Non ti ha turbato, vedete l'anafora di Nil? Non ti ha turbato l'accorrere di tutti i buoni uomini, di tutti i buoni, tutti gli uomini buoni, poi commenteremo che significa. Non ti ha turbato questo luogo fortificatissimo, per tenere la riunione del Senato? Poi spieghiamo anche questa costruzione. Non ti ha turbato il volto e l'espressione di questi, cioè sta indicando i senatori, evidentemente. I senatori dovevano avere un'espressione piuttosto spaventata. Rendetevi conto che non sapevano nulla. Non sapevano nulla, quindi saranno perlomeno sbalorditi, anche intimoriti dalla presenza dell'esercito che, in condizioni di sicurezza, munitissimus locus, hanno creato un luogo fortificato, presidiato per la massima sicurezza. Questo munitissimus sarebbe fortificatissimo, presidiatissimo, per avere il Senato, tenere la riunione del Senato. Ecco, vi volevo far notare che abendi Senatus ha la costruzione del gerundivo, cioè letteralmente sarebbe luogo fortificatissimo, massimamente presidiato, abendi senatus del senato da tenere. Ora, abendi senatus è già una figura retorica, sarebbe una metonimia. Non è che si tiene il senato, si tiene la riunione del senato, la seduta del senato. E comunque, luogo della seduta del senato, abendi, letteralmente, essendo un gerundivo che concorda in caso genitivo con senato, sarebbe della riunione del Senato da tenere. Come traduciamo però in italiano? Noi non usiamo il gerundivo, non amiamo costruzioni di questo tipo, amiamo invece mettere l'infinito, quindi prima l'azione astratta e poi il termine come complemento oggetto su cui ricade l'azione. Quindi noi abbiamo tradotto questo luogo fortificatissimo per tenere la riunione del Senato, come fosse complemento oggetto, ma qui in latino troviamo la costruzione del gerundivo.
Cos'altro c'era da spiegare? Ah sì, il concursum bonorum omnium. Chi sono i buoni per Cicerone? Ne abbiamo già parlato nel De Amicizia. Gli uomini buoni, come direbbe Cicerone, con la grassa Minerva, cioè seguendo il buonsenso comune e non le definizioni rigorose, sarebbero gli uomini onesti, quelli che ci tengono alla legge, all'ordine e a mantenere quindi lo status quo. Sono dunque conservatori. Verrebbe da dire che sono la parte politica di Cicerone, cioè gli ottimati. Ma Cicerone vedremo che, isolando Catilina come un pericoloso criminale, cercherà di non dargli una connotazione politica e di creare invece questa, diciamo, scissione dei romani tra i romani buoni e i delinquenti che stanno con Catilina. Quindi i romani buoni sono tutti coloro che ci tengono a, difendere lo Stato e la Repubblica. E vediamo come insiste. Quindi vedete le tre domande retoriche, poi una lunghissima domanda ma incalzante con l'anafora. E poi, patere tua consilia non sentis, costrictam eiam horum omnium scientia, teneri coniurationem tuam non vides? Allora, qui abbiamo un'altra variazione in questa, come dire, attacco serrato di domande. Una simmetria, un parallelismo. Non senti, se abbiamo visto all'altra pagina, non vides. Non ti accorgi, non vedi, e dunque, non ti accorgi che i tuoi piani sono svelati, sono evidenti. Patere, dunque, è un infinito e tua consilia patere, accusativo per infinito, è un'oggettiva. Non sentis invece il verbo principale, qui abbiamo due domande dirette, due principali. Non ti accorgi che i tuoi piani sono rivelati? E di là, non vides, ecco, dobbiamo andare a pagina, non vides, non vedi, e l'accusativo sarà, con teneri, sarà l'oggettiva. Non vedi che la tua congiura è bloccata? Costrictam, essendo stata, come dire, qui è quasi una metafora, circondata, costretta, tenuta sotto controllo dalla consapevolezza di tutti costoro, di tutti questi. Notate che questi è sempre il Senato, è come se idealmente Cicerone si ponesse dalla parte dei senatori e quindi indicando questi indica quelli vicini a lui, mentre iste, l'altro pronome determinativo, è riservato a Catilina, quasi con un tono di disprezzo, codesto. Allora, dicevamo, qui possiamo avere due interpretazioni nell'analisi del periodo, perché possiamo fare, ed è la costruzione forse più carina, non vedi che teneri coniurationem tuam, prima oggettiva, che la tua congiura è bloccata, viene bloccata, teneri un infinito passivo, mentre con strictam sarebbe un participio congiunto, essendo bloccata, essendo tenuta sotto controllo, poiché è tenuta sotto controllo dalla consapevolezza di tutti loro. Ma c'è anche la possibilità di intenderla come un'altra oggettiva e quindi con valore di participio predicativo, come se fosse infinito, constrictam esse. E la nostra nota del libro ci dice che forse è meglio così e quindi preferisce quest'altra possibilità. E quindi verrebbe: non vedi che la tua congiura è bloccata, non vedi che è stata ridotta al controllo, è stata tenuta sotto controllo dalla consapevolezza di tutti loro? Insomma, il senso è sempre quello, ma in un caso costrictam a valore di congiunto, e quindi facciamo la causale o il gerundio, nell'altro caso applichiamo la regola del participio predicativo e lo intendiamo come un'altra oggettiva, quindi intendiamo costrictam come un participio predicativo, cioè equivalente all'infinito. Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, qui consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? Eccoci. Pensi, chi di noi pensi che ignori un'altra oggettiva? Che cosa hai fatto la notte scorsa e quella prima? Interrogativa indiretta. Dove sei stato? Chi hai convocato? Che cosa di decisione? Quindi sarebbe quale decisione hai preso? Bene,
finisce il primo paragrafo qui. A presto, ragazzi!